io faccio bene andare avanti con questa trasmissione o è meglio che smetto? Perché quasi quasi io avrei intenzione di andare avanti. Vi minaccio, vado avanti. E a me piace moltissimo quella sensazione di silenzio, di parlare poco, di non dare proprio senfiato alle trombe perché glielo devi dare senza una motivazione interiore. Ecco, quell'atmosfera lì è una cosa che io personalmente trovo molto magica. Come trovo magica anche la fase al mattino, quando, non so, se voi lo fate, io lo faccio spesso, quando mi sveglio la mattina, no? Sto sempre lì quei 5-10 minuti nel dormiveglia, che se sono sveglio, sento i rumori, so che ora è, comincio a riordinare un pochino le idee di quello che devo fare, eccetera, però me ne sto lì zitto, zitto, non penso neanche a volte, solo mi sento, ecco, quello stato d'animo lì. Non è la perfezione, perché la perfezione è un pochino diversa. Io lo so perché per mia fortuna la posso sperimentare quando decido di rivolgere l'attenzione dentro, tanto per cambiare, invece di mettere sempre fuori la metto dentro. Per cui non è la perfezione, quello stato d'animo del dormiveglia, però ci va molto vicino, molto vicino. Bene, dopo questo mio delirio momentaneo, andiamo avanti con quello che è in programma nella scaletta. Cosa sarà? Quando ti fischia l'orecchio, pensa alla ghianda.